Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo qui davanti al bolide che è a riposo in questo capannone molto disordinato. C'è anche una micia. Ciao. Ciao micia. Lei si chiama cipolla. Niente. Il bolide è a riposo perché adesso sto trattando in questo periodo di piante. Piante. Queste sono piante di pera William. William bianco. Che ho messo in una, diciamo, temporanea tagliola qui con un po' di sabbia, perché sto finendo di preparare il terreno. Insomma, come 2 anni fa, nella serie che avevo, tra virgolette, iniziato, la nascita di un frutteto, in cui avevo messo giù tante piante di pero, oggi faccio lo stesso. Qui fuori invece ho il fidato 550 DT, con la benna dietro che utilizzo per caricare le piante, badile e cose che servono. Qui ho altre piante in tagliola, questa è William Rosso, che in realtà è il nome comune dato alla varietà Max Red Barlet. Sono circa 15 piante che devo mettere in punti dove non è ancora pronto il terreno, ma a breve lo sarà. Perché vi sto facendo vedere queste cose? Beh, è molto semplice. Innanzitutto è un po' che non faccio video, quindi effettivamente stavo scarseggiando di contenuti, dato che l'intenzione era quella di ricominciare a fare video. Qui ci sono dei ciliegi che ho messo 2 anni fa, ad esempio, adesso non so se si legge, Svizzeretta 2018, sono piante abbastanza vigorose, sono su Colt, ad esempio qui Sweet Lawrence, tutte varietà di ciliegia IGP, sempre piantate nel periodo del video la nascita di un frutteto, quindi inizio 2018. Qui ci sono altre 3 file, sempre di ciliegio 2018. Queste sono piante che sono leggermente meno vigorose, sono un po' più piccoline. Adesso so che si vedrà sicuramente malissimo. E poi c'è erba da tagliare, tutto un po' brutto, ma si sa, nel periodo invernale bisogna procedere con la potatura e tutte queste lavorazioni di sistemazione. Ecco, qui c'è mio padre con il Komatsu PC27R. Sta facendo i buchi per un nuovo impianto. Qui sono 4 file, metterò 240 piante di pero estivo Santa Maria. Magari molti penseranno che non mi convenga, ma in questo caso è l'unica cosa che posso fare. Niente, qui stamattina cosa ho fatto? Ho tagliato tantissimi bastoncini, magari non mi ci metto davanti, adesso non so se si vedono. Ho tagliato circa 300 bastoncini dalle potature. Mio padre sta facendo le buche, qui appunto verranno 4 file con un sesto di 1,5 metri sulla fila e 4 metri di larghezza tra le file, perché come si vede ci sono già i tubi dell'impianto di irrigazione originale. Tra poco torneremo a vedere la lavorazione. Qui ho dei susini, sono passato in potatura recentemente. Devo ancora raccogliere tutto. Qui c'è un altro pezzetto di impianto nuovo. Qui ci sono piante diverse. Queste sono piante di cachi. Perché cachi? Non lo so. Ho voluto fare una prova, sinceramente. Infatti l'anno scorso avevo messo giù 15 piante. Cachi varietà Royo Brillante 2019, appunto. Avevo qui intorno degli impianti vecchi, dei fruttetini molto brutti, molto vecchi, piantacce schifose. Ho tolto tutto quello che non mi serviva e appunto sono andato a comprare altre piante di cachi, sempre Royo Brillante. Qua si vede già una pianta che è alta 2,5 metri come minimo e molto grande rispetto alla mia mano. Insomma, sono piante belle piante, belle vigorose anche queste. Le ho piantate ieri. Oggi è il 5 febbraio. Ieri c'è stata una giornata molto ventosa che ha aiutato il terreno ad asciugarsi molto, soprattutto in superficie, ma non solo. E quindi sono riuscito, sempre con la trivella, a fare buche e quindi mettere giù appunto altre piante. Questo periodo è molto buono e fortunato perché ha piovuto fino a una
settimana e mezzo fa, cioè ha piovuto una settimana e mezzo fa, poi con il vento di ieri e anche oggi c'è molto vento, forse si sente un po' dal microfono, si è tutto asciugato un po', quindi si riesce a piantare veramente veramente bene, anche perché immagino si noti, si capisca che tutto ciò che io pianto, pianto tutto a mano, va bene, le buche le facciamo per fortuna con la trivella, ma tenere giù la pianta, chiudere la buca e tutto quanto, vado di badile. Ora andiamo a vedere un po' di lavorazione di trivella, perché non posso fare un video in cui parlo solo, altrimenti non se lo vede nessuno. Come vedete, io ho messo i bastoncini per segnare il punto dove va fatta la buca. Ora ovviamente la trivella, essendo ballonzolona, come si dice qui, non va a finire sempre con estrema precisione sul bastoncino, cioè non è facile, ci si può riuscire. E, insomma, comunque la buca viene piuttosto larga e quindi comunque anche se la buca non è esattamente fatta al centro, poi dopo la pianta la andrò a sistemare in modo che sia in linea con tutte le altre. Poi ovviamente facendo questa lavorazione a mano la precisione non è delle migliori, poi a me la precisione un po' manca, quindi insomma. Niente, con questo video direi passo a terminare qui. Io vi invito a guardare il video, mettere un like se vi è piaciuto, se vi è interessato un minimo. Se avete qualche domanda, qualche commento, qualche dubbio, c'è la sezione commenti. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, perché ogni tanto faccio qualche video. A breve magari riuscirò a fare qualche video appunto di lavorazione un po' più interessante di questa cosa. Niente, noi ci vediamo, ecco, al prossimo video. Ciao ciao!